Sì, purtroppo sì, speriamo che sia una notizia destinata a rientrare presto e in ogni caso rimane la dimensione di un dramma, di un'apocalisse vera e propria, non è una esagerazione giornalistica. E sa qual è la cosa che più mi amareggia da italiano, da cittadino, prima ancora che da ministro? Cosa? Quella che una volta spenti i riflettori, una volta aver dato sepoltura alle migliaia e migliaia di vittime e aver recuperato fino all'ultimo disperso, ebbene, dimenticheremo tutto. La cultura della rimozione della memoria è purtroppo particolarmente diffusa dalle nostre parti. Noi non facciamo tesoro delle tragedie accadute in casa nostra e altrove. Purtroppo questo è vero, Ministro. Nel frattempo ricordo che stiamo vedendo immagini che ci arrivano in diretta dalla Turchia, però c'è una parte del nostro Stato che ha la memoria lunga ed è la Protezione Civile che lei sovrintende, no? Infatti sono già partiti i nostri volontari per la Turchia. Loro, qual è la squadra, come è composta e che mission ha la squadra che è partita per la Turchia? Il primo team avanzato è arrivato stanotte, formato da quattro dirigenti, fra Vigili del Fuoco e Protezione Civile, per prendere i contatti con la centrale per l'emergenza in Turchia. All'alba di oggi è arrivato il gruppo vero e proprio, formato da una sessantina di persone, fra personale sanitario, quindi medici e infermieri, Vigili del Fuoco, funzionari della Protezione Civile, quattro unità cinofile, tutto personale particolarmente addestrato per intervenire in questo scenario di guerra che stiamo vedendo con le vostre immagini, perché in questo caso serve la qualità, la formazione, la preparazione del personale. Una mossa sbagliata, anche con un mezzo pesante, può essere pregiudizievole per le persone in vita che si trovano sotto le macerie. Ecco Sono perché essenziali le tutto. prime 72 ore, leggevo, no, Ministro? Eh sì, soltanto un miracolo potrebbe consentire, oltre quel termine, di trovare viva una persona. Poi dipende anche dal contesto, dipende dalla stessa, dalle caratteristiche fisiche della persona, dipende se è un traumatizzato. Però dico, siamo di fronte a numeri impressionanti. Si va verso le 5.000 vittime, oltre 10.000 i feriti, ed è un numero purtroppo destinato a crescere. Quindi è chiaro che di fronte ad un cataclisma di queste dimensioni, è facile pensare come la costruzione, l'attività edificatoria in Turchia sia avvenuta senza tenere conto del terreno in cui si costruiva, delle falde vicine, della necessità di strutturare in maniera seria antisismica, gli edifici. E Ecco purtroppo anche noi perché. condividiamo questa mancanza di cultura della prevenzione, nonostante anche noi siamo in un territorio estremamente vulnerabile dai terremoti. Purtroppo sì, lei pensi che abbiamo pianto 5.000 persone in Italia dal terremoto del Belice del 1968. Lo Stato ha dovuto spendere per l'opera di ricostruzione oltre 130 miliardi di euro. Se si fosse data particolare attenzione all'opera di prevenzione, cioè al consolidamento degli edifici invece che aspettare che il terremoto li debba abbattere per poi ricostruirli, sarebbe costato il 50% in meno. Ecco perché anche in Italia la propensione alla prevenzione strutturale è una cultura assai poco diffusa. Io spero che noi si possa trarre utile lezione da questa immane tragedia che ha colpito le popolazioni della Turchia e della Siria, alle quali noi stiamo dando il nostro piccolo ma significativo e immediato contributo come italiani. Ministro.